piaciuta la clip che abbiamo appena suonato. Andiamo a vedere come l'abbiamo realizzata. Siamo quasi arrivati. Bentornato a Guitar Tips. Oggi ci troviamo a Tradate e siamo ospiti di un negozio che ha una novità assoluta qui in città e si tratta di Firebird, che ringrazio per la disponibilità di chitarra, amplificatore e di questo bellissimo locale in cui andiamo a realizzare il tutorial di oggi. Oggi parliamo di Double Stop. Double Stop lo possiamo intendere come due note suonate contemporaneamente su due corde contigue o due corde non contigue, utilizzando appunto lo string skipping, e si colloca, diciamo così, come tecnica a metà strada tra quella che è la nota suonata singolarmente, come quando facciamo una frase o un solo, e il power chord invece, che sono ben tre note che andiamo a suonare appunto come un accordo che conosciamo. Ok, abbiamo visto nella clip d'apertura appunto che ci siamo soffermati prevalentemente su quelli che sono i double stop e quindi le due note suonate contemporaneamente. Vediamo di dare una piccola spiegazione anche di come sono costruiti questi double stop e degli intervalli che è necessario utilizzare appunto per suonarli. Ok, allora andiamo a vedere quali sono gli intervalli prevalenti che si utilizzano per la composizione dei nostri double stop e ci rifacciamo soprattutto alle frasi che abbiamo visto suonate prima nella clip d'apertura. Abbiamo parlato di double stop costruiti su note continue, in questo caso con intervalli di terza. E questo era un primo esempio della frase che abbiamo sentito nella clip d'apertura. Abbiamo visto essere realizzata prevalentemente appunto con intervalli di terza, a partire da Mi e Sol appunto, e ti faccio notare subito che il suonare double stop implica l'utilizzo delle tecniche che già conosciamo. Abbiamo visto prevalentemente uso di slide e di hammer on pull off. Vediamo com'è possibile suonare anche i double stop utilizzando le corde alternate, il cosiddetto string skipping. In questo caso gli intervalli diventano più interessanti, si tratta di intervalli di terza maggiore e di terza minore. Ti ricordo, nel caso dell'intervallo di terza minore, che l'intervallo tra una nota e un'altra è di 3 semitoni e per quanto riguarda la terza maggiore è di 4. Andiamo a prendere subito qualcosa che è abbastanza interessante, costruito a partire dall'accordo di La, per poi ritagliarlo nelle frasi che abbiamo suonato prima. Quindi un intervallo di terza maggiore, che in questo caso è costruito come rivolto della sesta maggiore, quindi a seguire il minore, ancora minore, maggiore e un ultimo maggiore. Quindi vediamo appunto che gli intervalli non sono casuali e ci permettono di ottenere questa sorta di scala. Vediamo l'applicazione pratica in una delle frasi che abbiamo suonato prima. Stessa cosa, sempre per quanto riguarda le corde continue con hammer on pull off e intervalli di terza, per l'ultima delle frasi che abbiamo visto prima. Ultima cosa per quanto riguarda gli intervalli che possiamo sfruttare nella costruzione dei nostri double stop, prendiamo in considerazione i power chord e utilizziamoli a pezzetti. Noi sappiamo che il power chord è un accordo appunto composto da queste tre note. Ok?
Il power chord, a partire dalla fondamentale, è costruito su un intervallo di terza e su un intervallo di quinta. E quindi possiamo tranquillamente costruire i nostri double stop a partire da uno dei due di questi intervalli. Oppure, in questo caso, appunto, andiamo all'ottava. Ti ringrazio per avermi seguito anche quest'oggi e ti auguro buono studio con l'applicazione dei double stop al tuo fraseggio e soprattutto ringrazio di nuovo Firebird di Tradate per l'ospitalità, per la disponibilità di chitarra e amplificatore e vi invito caldamente a venire a trovarlo. È un negozio nuovissimo che merita assolutamente una visita. Ciao e a presto!